che se letta in un certo modo possa apparire una caduta di stile e non è questa la lettura che vorrei darne, era a dimostrazione del fatto che io in primis, allora come candidato sindaco e ora come capogruppo di un gruppo politico diverso rispetto al Movimento 5 Stelle, credo fermamente nella rappresentanza plurale. È questo il messaggio che vorrei dare e quindi vorrei sottolineare, anche io autentico per il referendum e non lo dico o altre cose del genere, era per sottolineare che io, Andrea Poggianti, in veste personale politica, credo nella rappresentanza plurale al punto che ho autenticato anche una mia rivale potenziale, seppur ci siamo confrontati su temi prettamente politici in campagna elettorale. In questo in risposta alla collega Baldi, una piccola puntualizzazione alla collega Cioni, quando diceva le partecipazioni alle commissioni, in realtà voi avevate fatto la teoria detta prima, annunciata prima, declamata prima dall'assessore Marconcini, cioè i dividi et impera, eravate tre gruppi diversi ma che battevate tutti ad unisono. Vero, tre candidati sindaci, ma che però battevate tutti ad unisono al punto che tutte quelle tre liste hanno sostenuto Beatrice Cioni poi alla fine come candidata sindaco. Certamente non hanno sostenuto Andrea Poggianti, ma questo per una piccola puntualizzazione, che davvero volessimo prendere e separare i gruppi in tre avremmo davvero diversa rappresentanza. Arrivo al punto, qui crediamo fermamente che vi sia una lacuna all'interno del nostro regolamento, lacuna che non è che come diceva la collega Cioni, non preveda il passaggio di gruppo, perché l'articolo 17 del regolamento prevede il passaggio di gruppo, però quando prevede, c'è ben due o tre commi sul cambio di gruppo, non specifica niente sulla necessità di modificare le commissioni consiliari. Se ciò fosse stato voluto, sarebbe stato previsto come all'Unione dei Comuni, ma all'Unione dei Comuni questo non avviene. Quindi non capisco perché ad Empoli si arrivi a dare un'interpretazione. Consigliere, prego. Si debba dare un'interpretazione ermeneutica al regolamento molto restrittiva, al punto che va a ledere una rappresentanza laddove il regolamento non impone di andare a limarla. Questa è il nostro cruccio giuridico. Noi non esiteremo prossimamente a nominare, a fare eventualmente un rimpasto qualora il prefetto ci desse contro. Saremo i primi a fornire al Presidente Mantellassi la richiesta di modifica dei nostri membri effettivi all'interno delle commissioni consiliari. Noi non è che siamo, né io né il collega Pavesi, siamo attaccati al gettone di presenza e né tantomeno la collega Di Rosa, tanto per specificare, non è una questione economica, è una questione di applicazione puntuale del regolamento. E per noi l'applicazione puntuale del regolamento passa da una lacuna che non prevede di andare a destituire, per passatemi questo termine forte, comunque chiedere una dimissione, una sostituzione di una collega perché ha fatto un cambio di gruppo. Questo non è previsto, che poi all'evidenza, come si dice il buonsenso, una parola un po' troppo abusata anche, il buonsenso dica in due commissioni c'è più consiglieri rispetto ad altri, questo è un dato oggettivo, è oggettivo che poi Fratelli d'Italia sia sovrarappresentata rispetto ad altri. Però dov'è che questo è ritenuto un limite dal regolamento? Il regolamento non lo dice che questo è un male. Il regolamento dice che in caso di cambio di gruppo, in caso, permettetemi, Presidente. Per favore, consiglieri, fate finire il consigliere Poggianti. Il regolamento prevede che ci debba essere proporzionalità tra maggioranza e opposizione, prevede ci debba essere almeno un membro per ciascun gruppo consigliare, quindi almeno uno dice, e parla appunto di una modifica delle commissioni consigliari. Questa interpretazione poteva essere data con estensione a 11 membri della commissione, non 17. Assessore Marconcini, a 11 era la mia proposta e non a 17, quindi inserire come membro effettivo la collega Baldi e un membro della maggioranza. Ciò non toglie, e qui davvero concludo il discorso, e ripeto ancora una volta, che le commissioni utilizzate al 99,9%
come sede consultiva e non deliberativa, possono far partecipare, prevedere la presenza e anche la discussione della collega Baldi in qualità sia di capogruppo sia di vicepresidente del Consiglio Comunale. Grazie. Allora, dichiarazione di voto ovviamente negativa, non partecipiamo all'indicazione del membro dentro le due commissioni. Va bene, allora proseguiamo. Scusa, loro poi dopo. Sì. Prima di dare la parola a Battini ho il sindaco, poi ho un intervento che ho fatto personale e poi una dichiarazione di voto. Sindaco. Sì, ora il sindaco. No, si è fatto l'11:30, ma la discussione si fa interessante. Allora, intanto lo denuncio a chiare lettere, visto che prima si cercavano i padri regolamentari, e sono padri e madri, una sono io, l'altro è Sandro Piccini, il terzo è Sandro Petrillo. Quindi, esatto, per cui se volete, diciamo, quando saremo chiamati a testimoniare, testimonieremo. Per il ricorso eventuale. Perché io la capisco, come dire, ormai ci siamo infilati in questo cul-de-sac, per dirla in maniera elegante, ma mi pare facile, perché Andrea, giustamente tu costruisci una tesi, no? E la tesi è basata sul presupposto che il regolamento in nessuna parte nega la fattispecie che si sta prefigurando. E dov'è che lo consente? No? Ti ho fatto una domanda diversa. Dov'è che lo consente? Da nessuna parte. Quindi devi per forza, in virtù del fatto che né lo nega né lo consente, richiamarti a tutti gli altri articoli per interpretarlo in maniera autentica. E l'interpretazione autentica, palese alla lettura di chiunque legga quel regolamento, è che le commissioni devono rappresentare maggioranza e opposizione e che l'opposizione, ogni gruppo, deve avere almeno un membro. Quindi qualunque fattispecie che neghi questo presupposto è contraria al regolamento. No, ma è una serie, cioè, perché io la torsione, diciamo, che poi si fa del discorso, arrivando a dire che è una negazione di un diritto di Fratelli d'Italia, non ci arrivo a questa. Cioè, te tu ti puoi fermare a dire: io sarei così convinto di voler arrivare fino in fondo che sono disponibile a costituire una commissione che oscilla tra gli 11 e i 17 membri. Fino a qui ti posso seguire. Poi c'è una sovranità del Consiglio Comunale che credo ragionevolmente non accetti l'idea di essere sottorappresentato da 17 membri un Consiglio fatto da 24. Va bene? 25 così. Oltre non ci puoi andare, cioè dargli una torsione di lettura politica è proprio impossibile, perché non si spiega. O qual è lo ribadisco, siccome non lo nega, dice ma non, né lo nega né lo consente. Ma allora quale sarebbe la ratio politica per cui l'unico gruppo d'opposizione rappresentato da due membri è uno che si è venuto a trovare in quella situazione per una ragione, ma non vuole essere offensiva, voglio essere chiara, circostanziale, casuale, chiamatela come vi pare, ma mica di altro ordine. No, via, ora, ho capito che ti garba l'argomentazione leguleia, ma la politica ha anche quella le sue regole, per fortuna, no? Che vanno anche oltre la norma scritta. Quindi a me pare, ma lo dico a beneficio dei rapporti costruttivi dell'aula, poi fate quello che volete, manco c'ho da votare, sicché non è che lo dico perché mi sento in difficoltà, ma vi porto quel po' di esperienza di anni di consiglio comunale ho alle spalle, non mi pare utile
Ma per quale motivo ci si intestardisce su una cosa che gli è la normalità? Cioè, legittimamente c'è una persona che ha deciso di cambiare gruppo e nessuno nega questo diritto, tant'è vero che il regolamento lo prevede, legittimamente quel gruppo riorganizza la propria rappresentanza nelle commissioni, punto. Cioè, ma è la cosa più normale di questo mondo. Il resto, non so quanto è che voi ci discutete, ma... Cioè, deve essere stato un momento proprio... scusa. Grazie sindaco. Adesso c'è una richiesta... C'è una richiesta di intervento per fatto personale, sono 3 minuti, Battini. Sì, grazie, no, semplicemente l'ho richiesta per fatto personale, semplicemente perché richiederla come dichiarazione di voto avrebbe dato un significato diverso da quello che voglio dire in questo intervento. Allora, se per fatto personale, perché altrimenti non si può fare. Per fatto personale, certo. Prego. No, dico, se avessi chiesto l'intervento come dichiarazione di voto avrebbe dato un senso diverso. Fatto personale. Perché? Perché per l'ennesima volta all'inizio dell'intervento precedente del consigliere Poggianti c'è stata un'altra, non so neanche come chiamarla, considerazione negativa nei confronti miei, altre volte c'è stata nei confronti di un altro mio collega di gruppo, meno nei confronti di Picchielli. C'è questa avversione ad ogni consiglio comunale, ad ogni assemblea che facciamo, a evidenziare, non tanto, non, ora sicuramente io non sarò un super professionista di questo lavoro, però ecco, sicuramente sia io, sia Andrea, sia Gabriele, scusami Andrea. No, non mi hai offeso la mamma, non mi hai offeso la mamma e non la nominare neanche, per favore. Poi, allora, consiglieri, senti. per favore. Io veramente, consigliere, ma non si può scendere. Consigliere Poggianti, non intervenga mentre gli altri intervengono. Veramente. Consigliere Battini, concluda l'intervento. No, ho capito, hai sempre... Consigliere Poggianti, basta. Il consigliere Poggianti ritiene sempre, spesso, volentieri, giusto di intervenire evidenziando magari delle ipotetiche mancanze che si immagina soltanto lui nei nostri interventi. Allora io chiedo semplicemente al consigliere Poggianti e anche al presidente magari di vigilare su queste cose, ora non voglio protrarla per tanto tempo, però chiedo al consigliere Poggianti di pensare al suo gruppo che si è rinnovato maggioranza di un'altra persona, per favore. Adesso grazie anche alla videmazione delle firme, magari se non ci fosse stata non avrebbe avuto un'altra persona. E quindi chiedo semplicemente di pensare agli interessi del suo gruppo consiliare senza dover inserire per forza il nostro nei suoi discorsi. Grazie, molto semplice. Prego. Allora adesso ho l'intervento del consigliere Ancillotti. Io. Per di qualcosa anche noi, perché se no si è assistito silenziosi a questa cosa. Io quando con 53 punti all'ordine di giorno di consiglio comunale si sta un'ora su queste cose, guardo sempre l'uscio lì, perché potrebbe sempre arrivare qualcuno e tira una damigiana di coronavirus in questa sala e ci ammazza tutti, e probabilmente avrebbe anche le sue ragioni, perché sono proprio cose di poca sostanza. Però il punto che io ormai ho seguito con passione fin dalla conferenza, essendo capogruppo, sicché ci si sta portando dietro ormai da un mesetto abbondante, ci disegna una figura estremamente manzoniana del consigliere, di consigliere Poggianti, e mi ricorda in questi ambiti giuridici, essendo molto competente e appassionato della materia, bisogna dargliene atto, perché lui sostiene di non fare l'avvocato ma di essere un avvocato, no? Tu l'hai scritto più volte, no? E come, cioè, nei Promessi Sposi c'è la Zecca Garbugli, che è questo avvocato che insieme a Don Abbondio e a Carlo Borromeo che c'è? Facciamo finire il consigliere Ancillotti. Ma non era una cosa relativa a te, era una cosa relativa a un atteggiamento che evidentemente... Oh ragazzi, via.
che evidentemente qui nel caso in cui ci sia un'eventuale lacuna nel regolamento, e io non ho assolutamente le competenze per dirlo, sinceramente non mi sembrerebbe, però poi mi sembra ci sia degli uffici ben più titolati di noi per poterlo dire, però lavora su questo tema. Però il fatto che nell'intervento primo di consigliere Poggianti abbia parlato 3-4 volte di bandierina, io bandierina da come punto di posizione presa, per me è un po' un'escusatio non petita questo concetto, perché io credo che il consigliere Poggianti sia evidentemente troppo preparato e troppo intelligente per rendersi conto che la sua richiesta non può essere accolta, prima di tutto perché non si può fare le commissioni grosse come consiglio comunali, se no si chiamerebbe consiglio comunali e non commissioni, e questo mi sembra la base di ragionamento. E poi perché la rappresentanza c'è, questo atto del ricorso al prefetto che annuncia di fare, di fatto è anche piuttosto semplice, perché parcheggia la consigliera Di Rosa in una posizione di attesa fin quando il prefetto, o chi per lui, perché non credo che questa roba vada direttamente in mano al prefetto, se no si starebbe lustri, e quando il prefetto o un suo delegato sbroglierà questa vicenda, la consigliera Di Rosa rimarrà parcheggiata. Ora, in questa assise e in tutte le parti che compongono un consiglio comunale e le sue attività, fortunatamente, grazie a Dio, dal dopoguerra la rappresentanza è sempre garantita. Lo è anche in questo caso: si può partecipare, si può prendere posto, si può delegare. Cioè, questa piccarsi su un aspetto, io sinceramente non ci vedo ragioni diverse rispetto o alla volontà di prendere di punto una questione per metterci a punto una bandierina, oppure per ragioni semplicissime, ragioni anche comprensibili, però a mio avviso non sussistenti, di gettone di presenza. Grazie. Grazie consigliere. In merito all'intervento per fatto personale di Battini, può rispondere solo colui che è chiamato in causa, quindi in questo caso Poggianti, a 3 minuti. Non c'è ovviamente nessun altro tipo di replica prevista. Grazie Presidente per avermi consentito questa controreplica delle accuse a mio giudizio infondate dell'amico e collega Battini. Sostengo che possa decadere, seppur con accezioni negative, alla richiesta che avevo fatto antecedentemente per la definizione di azzeccacarbugli, anche se la collega Di Rosa non si parcheggia da nessuna parte, anche se capisco il termine abbastanza da gergo che si voglia utilizzare, abbastanza semplicistico, per dire che rimarrà in attesa. Nei fatti sia io che il collega Pavese abbiamo sempre utilizzato lo strumento della sostituzione in commissione e lo continueremo a fare, ma è una questione giuridica che purtroppo ci teniamo talmente tanto che dovremo fare in questo modo, se no facciamo acquiescenza, è una questione legale, consigliere Ancillotti, che sono certo che capirà. Ma arrivando al punto in esame del collega Battini, il mio intervento potrà essere rivisto e riletto. Ho semplicemente definito il suo intervento come semplice acqua fresca. Ciò significa, in termini popolari, che non apporta nessuna novità rispetto a quello che è un po' la conoscenza comune di un determinato argomento. Non l'ho offesa personalmente, né nel suo privato, né a titolo personale, ma come gruppo, in quanto lei in quel momento stava parlando a nome del gruppo Lega, e pertanto ho avuto modo di volerle rispondere. Se lei in qualche modo, e lì la vera excusatio non petita, si sente in difetto come gruppo Lega sulla preparazione e la presentazione all'interno di quest'Aula, mi dispiace, e si adoperi di conseguenza per essere più preparato quando viene qui dentro. Se ha questo difetto, o se lei si sente di avere questo difetto, le consiglio quindi di approfondire ulteriormente. Grazie. Allora, ho un'ultima dichiarazione di voto. Baldi. Allora, volevo solo dire un paio di cose che mi sembrano
chiare come la luce, come il sole, ma le ribadiamo sempre meglio. L'attuale composizione delle commissioni non lede assolutamente il gruppo Fratelli d'Italia, come ci vuole dire il consigliere Poggianti, ma anzi lede tutti gli altri gruppi, me in primis, Movimento 5 Stelle perché non rappresentato, e anche i colleghi di Lega e Buongiorno Empoli perché sottostimati rispetto a loro. Inoltre vorrei dire anche che qualora dovessero rimanere così come sono ora le commissioni terza e quarta, ogni atto che dovesse uscire da quelle commissioni, qualsiasi decisione, qualsiasi cosa dovesse mai uscire da quelle commissioni o qualsiasi comunque riunione, sarebbe nulla, perché non avrebbe all'interno della commissione stessa le persone preposte ad esserci, cioè mancherebbe un gruppo consiliare. Quindi ribadisco la mia volontà, la nostra volontà come gruppo Movimento 5 Stelle, di votare per far entrare uno dei nostri membri, nella fattispecie io. Ci si è pensato molto, consigliera. Allora, non avendo altri interventi, altre dichiarazioni di voto, procediamo alla votazione riservata ai consiglieri di opposizione per l'elezione del membro della Commissione Terza, Cultura, Istruzione, Turismo, Sport, Tempo Libero, Servizi Sociali, Igiene e Sanità, Mezzi e Trasporti Scolastici. Faccio presente, consiglieri per favore, c'è bisogno che vi sediate. Chi non partecipa al voto, allora, o esce oppure fa scheda bianca. Allora, gli scrutatori restanti, quindi D'Antuono e Giacomelli, si occuperanno dello scrutinio. Allora, in sostituzione per le operazioni di scrutinio, oltre ai consiglieri Giacomelli e D'Antuono, nomino Masi scrutatore in sostituzione di Pavese, che è uscito. Allora, avviamo le operazioni di scrutinio per la commissione terza. Baldi. 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 5 Baldi. 5 voti la consigliera Baldi, che quindi è nominata per i consiglieri d'opposizione nella commissione terza. Adesso votiamo per la commissione quarta, la commissione bilancio, finanze, tributi, personale e organizzazione generale e sviluppo economico.
Silenzio per favore, scrutinio della commissione 4. Baldi, 5 Baldi. 5 voti per la consigliera Baldi, che quindi diventa rappresentante del gruppo Movimento 5 Stelle nella quarta commissione. Allora, per favore, silenzio. Adesso invito i consiglieri a sedersi perché dobbiamo mettere in votazione la delibera conclusiva. Allora, in seguito alla votazione, nella delibera sono contenute la composizione delle due commissioni interessate, quindi al primo punto, non ve lo leggo perché è già visibile da tutti, il secondo punto dice di dare atto altresì che a seguito delle rispettive votazioni che abbiamo appena fatto e nel rispetto del criterio di proporzionalità, le commissioni 3 e 4 risultano così composte. Terza commissione consiliare, gruppo Partito Democratico Bagnoli Athos, Giallorenzi Roberto, Mannucci Laura, gruppo Queste Empoli, D'Antuono Maria Cira, Pagni Chiara. Quattro componenti espressi dalla minoranza, gruppo Fratelli d'Italia Poggianti Andrea, gruppo Lega Salvini Empoli Chiavacci Gabriele, gruppo Buongiorno Empoli Fabio Comune Cioni Beatrice, gruppo Movimento 5 Stelle Valdi Anna. Fratelli d'Italia Centrodestra per Empoli, sì. Quarta commissione, cinque componenti espressi alla maggioranza, gruppo Partito Democratico, Caporaso Roberto, Fluvisara, Giacomelli Luciano, Rovai Viola, gruppo Queste Empoli, Faraoni Andrea, quattro componenti espressi alla minoranza, gruppo Fratelli d'Italia Centrodestra per Empoli, Pavese Federico, gruppo Lega Salvini Empoli, Picchielli Andrea, gruppo Buongiorno Empoli, Fabria Comune, Cioni Beatrice, gruppo Movimento 5 Stelle, Baldi Anna. Quindi, metto in votazione la delibera che è fra il materiale allegato del Consiglio di stasera, ovvero il punto numero 30 dell'ordine del giorno, nomina rappresentante gruppo consigliare Movimento 5 Stelle nelle commissioni che prima dicevo, nomino scrutatori Maria Cira D'Antuono, Giacomelli Luciano e di nuovo Pavese, che adesso è rientrato. Votanti 23, favorevoli. Contrari? Astenuti? Nessuno. Quindi è approvato. Votiamo l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Fratelli d'Italia? Astenuti? Nessuno. Allora, al punto numero 30 ci favorevoli tutti escluso Fratelli d'Italia. Tutti escluso Fratelli d'Italia anche sull'immediata eseguibilità, giusto? Sì. Quindi, fatto il numero 30, sono le 23:56, ci fermiamo.